Intenzione dello scrivente è di fare sapere ai vostri lettori alcuni aspetti, non esplicitati, sul presunto delitto di Angela Costantino. Il relativo processo, dal primo grado di giudizio fino alla Cassazione, è stato assolutamente ingiusto per un continuo di abusi che hanno violato il diritto alla difesa. Ecco un estratto di una lettera scritta da Fortunato Pennestri, l'uomo che ha ricevuto una condanna definitiva a 30 anni di reclusione per l'omicidio di Angela Costantino, avvenuto nel 1994 a Reggio Calabria. Secondo le indagini condotte, Angela è stata giustiziata poiché era sospettata di aver tradito il marito, Pietro Lo Giudice, mentre lui era detenuto in carcere. Pietro Lo Giudice era affiliato al clan omonimo. I responsabili dell'omicidio sarebbero stati identificati come Bruno Stilo, parente dei Lo Giudice, e Fortunato Pennestri, rispettivamente mandante ed esecutore materiale dell'omicidio. Il corpo di Angela non è mai stato ritrovato e Pennestri ha scritto questa lettera dal carcere di massima sicurezza di Saluzzo, dove sta scontando la sua pena. Il testo inizia con una sorta di memoriale, scritto da Fortunato Pennestri insieme a Bruno Stilo, con l'intenzione di spiegare perché ritengono che il movente individuato dai magistrati sia falso. Il loro principale obiettivo è dimostrare che sono stati condannati ingiustamente e che non hanno avuto l'opportunità di difendersi adeguatamente nel corso del processo. Secondo i due condannati, la morte di Angela Costantino, come affermato nella lettera, è solo presunta, in quanto il corpo della vittima non è mai stato ritrovato. La vicenda di Angela è stata portata nuovamente all'attenzione pubblica in seguito all'indagine sul fratello del marito di Angela, Roberto Lo Giudice, che è stato indagato per la scomparsa di sua moglie Barbara Corvi. Barbara è sparita da Monte Campano di Amelia, Terni, il 27 ottobre del 2009, ma l'inchiesta è stata successivamente archiviata. In conclusione, Pennestri e Stilo, come affermato nella loro lettera, sono disposti ad incontrare chiunque voglia visitarli in carcere. Scrivono: «Il 14 aprile 2012 veniva notificata un'ordinanza di custodia cautelare che definirla monca era poco. 1. Non c'era nessun riscontro oggettivo della relazione extraconiugale di Angela Costantino e così è anche nelle motivazioni della condanna. 2. Moltissimi erano gli elementi sin dal giudizio di primo grado che, se trattati come di dovere, avrebbero fatto capire che quello dichiarato dal collaboratore di giustizia, inerenti ai presunti pedinamenti della Costantino, erano cose fantasiose. 3. Non c'è nessun riscontro oggettivo che la donna subisse percosse. 4. Il declino psicologico della donna non risaliva un mese prima della scomparsa, come è stato scritto nelle motivazioni della sentenza, riprendendo con un semplice copia e incolla il precedente fascicolo cautelare, ma bensì risaliva a 5 anni prima. Tuttavia nessuno ha saputo dimostrare tutto questo scempio. Nel procedimento sono confluite dichiarazioni da parte dei collaboratori di giustizia tra loro discordanti. Le dichiarazioni di 3, nonostante fossero in contrasto tra loro, costituivano l'accusa, e le dichiarazioni di altri 2 smentivano il contenuto dei primi. I 2 detenuti sostengono che le dichiarazioni dei pentiti non possono essere considerate attendibili. Inoltre, denunciano l'accesso limitato agli atti d'inchiesta, il che compromette il loro diritto alla difesa. Aggiungono che una volta presentato il ricorso in Cassazione, è emerso un nuovo elemento che potrebbe provare l'innocenza dei 2 condannati, la testimonianza di un nuovo collaboratore di giustizia. Sottolineano anche che una volta presentato ricorso in Cassazione, il presidente che ha giudicato l'esito finale era stato componente del collegio nel precedente giudizio di ricorso in Cassazione. Malgrado le loro condanne definitive di 30 anni di reclusione, Pennestri e Stilo mantengono ancora la speranza di poter ribaltare la sentenza attraverso un nuovo processo.